Bene, bentrovati amici pokeristi e amiche pokeriste, come sempre, livello 21, appena iniziato, ci stiamo incanalando lento pede. Gol dell'Atalanta, dicevo, ci stiamo incanalando lento pede verso la zona bolla, è ancora lontana, ma insomma abbiamo 63 players, la bolla è a 38, quindi non credo che scoppierà prima di cena. No, credo che mangiamo tranquillamente. Nel caso ovviamente scoppiasse nel frattempo, noi registreremo la bolla e ve la proporremo, come l'altra volta del resto, e ve la proporremo prima possibile, o come contenuto extra all'interno del prossimo telegiornale. Cosa è successo nel frattempo? E la prima cosa importante è che Paolo Camerotto, dopo aver dominato per ore, anni, la chip leading, è sceso, era 2 milioni e 3, è sceso a 780 mila, mentre la leadership in questo momento, sapete di chi è? Monica Vitali. Bravo. Monica Vitali a 1 milione e 770 in questo momento, domina la chip lead, secondo è Carlo Panzarini. L'ho anche intervistata, è stata un'intervista molto interessante. Divertente, via. Divertente, difficile per certi aspetti, lasciamo stare. Terzo Gianni Aurioso, quarto Giovanni Bramati e quinto Francesco Bellante, questi sono i primi 5 del chip count che potete vedere in maniera completa sul nostro sito www.sharkevents.it o sulla nostra pagina Facebook. Parlando invece di classifica, Remida, qualcuno è uscito, questo di spalle non c'è. Sono usciti sia Andrea Torri sia Matteo Orlandi. Sì, è vero. Ma la cosa incredibile è che Andrea Torri è riuscito ad uscire senza che noi l'avessimo intervistato. È vero. A differenza di tutti gli altri. Lui è speciale. È speciale anche in questo. Tori chi? Sai che stava multiplando addirittura per prendere anche tutti i punti dei side event. Era ancora dentro qua, si è iscritto. Si è già iscritto. Event, andava avanti e indietro. Sì, perché anche in questo caso, come nel discorso dell'Italian Top Club, anche qui pochi punti. Parlando di Italian Top Club, in questo momento al main abbiamo 5 esponenti del KK Piombino, 9 esponenti del Nero di Picche. Che devono recuperarne. Tutti quelli che sono usciti, l'intero KK Piombino si è preso residenza al side. Sono in 39, tutti al side, meno quelli del Nero di Picche, quindi stanno cercando di recuperare anche lì qualche punto. Bella sfida davvero quella. E, uscito anche Semi Blue Beer. È uscito Semi Blue Beer, sempre nel discorso appunto della classifica, che potrebbe recuperare bene, perché è quinto, per vincere dovrebbe arrivare molto in alto. Non mettiamo paletti, è meglio di no. Altri giocatori importanti, comunque conosciuti in gioco, sono sempre Michael Toninello, che si comporta bene in maniera costante, che lì come bello. Non vorrei dire come quando vinse o come quando al nostro Cameron spuntarono magicamente le corna messe da qualcuno che lavora qui, di cui non facciamo i nomi, che è Bojan Hrovatin. Annalisa Melpignano è ancora nel field, anche lei. Paolo Camerotto, ho già detto, Daniele Guidetti che ha incrementato il suo stack. Ha eliminato Stefano Cardinale. È vero, prima in una mano. Con una mano, insomma, ognuno gioca come vuole, naturalmente. Scala bilaterale, cioè una bilatera che. Sì, diciamo che giochi in maniera molto aggressiva. Ha chiamato una 3-bet con 8 jack in preflop, è andato in bilatera. Cardinale, che non è propriamente un iperluso, uno qualsiasi, è andato in bilatera subito al flop, è andato lì e ha trovato il set al turn. Cardinale va KK, ha zoppato, poi la mano successiva Cardinale ha mandato i resti. Asso Jack contro Asso K e ha purtroppo dovuto abbandonare il field. Sì, Stefano, sì. Salutiamo comunque perché è sempre presente e anche ben figurante nei tornei che disputa. Di solito però quando va male nel mail lui si scrive ai side e ne scippa qualcuno. Oggi non credo, non lo so. Troppo qua e non può più scippare altrove. Bene, e velocemente l'appuntamento per il prossimo allenamento sarà dopo cena. Nelle fasi della bolla. Nella bolla, dopo la bolla, sorpresa anche per noi, i primi a essere sorpresi, anche di noi stessi tante volte. Ma sì. E anche dopo quando ci rivediamo, di tutte le cretinate che riusciamo a compattare in pochi minuti tra me e te, laddove il nostro neurone viene scambiato. Sì. Giochiamo a tennis con il nostro neurone. Mi sto trattenendo solo perché ho una fame allucinante. Ah sì? Quindi sì. Perché non hai pranzato tu? No, ovviamente. No, perché al Perla di solito si mangia bene anche a pranzo, oltre vero, che a cena, come ben sappiamo. È vero. Quindi appuntamento a più tardi. Sì, sì. Il camera si sta uccidendo di risate. Strano.
strano, perché vedere Luca Barbi che ride già, cioè, è la sorpresa, cioè, la mia giornata è completa, è adesso basta, perché basta così, appuntamento a più tardi, ricordatevi come sempre il nostro sito shakaevans.it, la nostra pagina Facebook, noi siamo qui per voi, ciao.